La teoria dello sviluppo psicosessuale di Freud sostiene che durante la crescita possiamo attraversare 5 fasi critiche. Il nostro impulso sessuale, che Freud chiamava libido, si concentra in ogni fase in una zona erogena diversa. Le fasi sono chiamate orale, anale, fallica, dilatenza e genitale. Se la nostra esperienza durante una di queste fasi è stata traumatica, potremmo sviluppare fissazioni più avanti nella vita, come nevrosi, dipendenze, assuefazioni o depressioni. Per comprendere la teoria, dobbiamo vederla nel contesto del famoso lavoro di Freud sull'inconscio. Riconoscere l'esistenza di un subconscio significa anche che immagazziniamo ricordi della prima infanzia e di altre esperienze senza nemmeno rendercene conto. Queste esperienze passate influenzano inconsciamente il nostro comportamento quotidiano. Freud sosteneva che la nostra mente opera in 3 sfere che possiamo immaginare come un sottomarino. Il livello inconscio gestisce l'ess. Il livello preconscio gestisce il superio. E il livello conscio e preconscio gestiscono l'io. I bambini piccoli sono guidati dall'ess e chiedono una soddisfazione immediata. Verso i 7 anni si inizia a sviluppare il superio e si vuole diventare buoni cittadini morali e compiacere gli altri. L'io si forma con l'adolescenza per bilanciare le due forze. La fase orale, tra 0 e 1 anno. Nel primo anno di vita scopriamo il mondo attraverso i nostri sensi orali. Il nostro piacere principale deriva dalla suzione del seno materno o del biberon. Il conflitto che si verifica ora è lo svezzamento dal nostro accompagnatore primario. Lucio viene svezzato dal seno materno senza traumi. La madre di Enrico smette di nutrirlo a 4 mesi dalla nascita, troppo presto. Ginevra viene spesso lasciata sola a piangere quando ha fame. Lucio diventerà un adulto sano e indipendente. Enrico soffrirà di un trauma e svilupperà una fissazione orale. Cercherà di compensarla masticando continuamente una gomma. Ginevra passerà tutta la vita a cercare la stimolazione orale che le è stata negata da piccola e svilupperà quindi una personalità manipolatrice e dipendente. La fase anale, età compresa tra 1 e 3 anni. A questa età, l'obiettivo principale della libido è il controllo della vescica e dei movimenti intestinali. Dobbiamo imparare a usare il vasino. I genitori di Lucio lo lodano per i suoi tentativi di usare la toilette e lo incoraggiano a imparare al proprio ritmo. I genitori di Enrico lo obbligano a usare il vasino troppo presto e lo puniscono perché fa degli errori. I genitori di Ginevra trascurano completamente gli sforzi per l'educazione al vasino. Lucio svilupperà una personalità competente e un rapporto buono ed equilibrato con l'autorità. Enrico svilupperà una personalità anale ritentiva. Diventerà quindi un adulto ipercontrollato e avaro, con disgusto per il proprio corpo e una tendenza a obbedire all'autorità. Ginevra svilupperà una personalità anale espulsiva. Diventerà disordinata, disorganizzata e incurante dei sentimenti altrui, ribelle all'autorità. La fase fallica, età compresa tra i 3 e i 6 anni. La nostra libido si rivolge ora ai genitali, scoprendo le differenze tra il genere femminile e quello maschile. Il conflitto dei ragazzi in questa fase si manifesta come rivalità con il padre, chiamato anche complesso di Edipo. Enrico e Lucio desiderano possedere la madre e fantasticano di liberarsi del padre, ma sanno anche che il padre è più forte e temono di essere puniti per il loro desiderio. Freud ha chiamato questo fenomeno ansia da castrazione. Ginevra prova invidia per il pene. Crede che un pene sia la chiave del potere e del dominio e quindi ne desidera uno. Il padre di Lucio era molto presente in questa fase e in seguito Lucio risolve questo conflitto identificandosi fortemente con lui. Impara ad assumere un ruolo maschile
e da adulto rispetterà entrambi i generi. Enrico, il cui padre era assente in quella fase, non riuscirà a sviluppare un forte senso di virilità. Avrà una fissazione per la madre e non sarà sicuro della propria sessualità. Tende inoltre ad essere aggressivo nei confronti delle donne e ha costantemente bisogno di competere con gli altri uomini. Ginevra, come tutte le donne, mantiene per tutta la vita l'invidia per il pene, che nel suo caso provoca un complesso di inferiorità nei confronti degli uomini. La fase latente, età tra i 7 e i 13 anni. In questa fase, la libido viene soppressa perché l'energia sessuale viene subliminata nello sviluppo di abilità di vita. Il nostro super io si rafforza e ci identifichiamo fortemente con i valori sociali, gli eroi dello stesso sesso e gli amici. Lucio ha tanti hobby. Enrico ama imparare a scuola e Ginevra avrà tante nuove amiche. Non c'è un vero conflitto in questa fase. Tutti e tre beneficiano per il resto della loro vita delle competenze sviluppate durante la latenza. La fase genitale, dalla pubertà alla morte. Una volta raggiunta la pubertà, la libido ricomincia ad essere attiva e si sviluppa un interesse per i partner sessuali. Lucio, Ginevra ed Enrico si trovano ad affrontare la sfida di bilanciare i desideri sessuali dell'ess e le esigenze del super io di obbedire alle norme sociali. Lo sviluppo di un io forte aiuta a trovare un compromesso tra i due. Lucio, che ha vissuto un'infanzia senza grandi traumi, riesce a costruire un ego forte. È disciplinato sul lavoro, ha una relazione d'amore e una vita sessuale soddisfacente. L'io di Enrico è più debole del suo super io, obbedisce alle norme e alle autorità e di conseguenza reprime i suoi desideri, il che lo porta a sviluppare delle perversioni. Ginevra ha un io e un super io deboli. I suoi bisogni sessuali sono più importanti delle norme sociali o dei sentimenti degli altri. È egoista, non si sente in colpa se infrange la legge o fa del male agli altri. Sigmund Shlomo Freud era un neurologo austriaco e il fondatore della psicoanalisi. Freud teorizzò che l'inconscio ricordasse e immagazzinasse tutte le nostre esperienze per poi farle riaffiorare di tanto in tanto attraverso i sogni e i pensieri associativi. Rivelando ricordi e desideri traumatici attraverso la conversazione, possiamo liberarci dalle nostre nevrosi e vivere una vita più sana e soddisfacente. Freud raccomandava: non dovete sforzarvi di eliminare questi complessi, ma dovete entrare in accordo con essi. Sono legittimamente ciò che dirige la nostra condotta nel mondo. Se hai apprezzato il nostro video, abbonati al canale, ci aiuti a crescere. Se vuoi supportarci, puoi farlo sotto www.patreons.com/sprouts. E se hai bisogno di ulteriori informazioni, puoi visitare il nostro sito www.sproutschools.com.